Good morning, internet. Welcome back, boys and girls. Io sono Mr. Nice Guy, Matteo Volpe. E questo è Just Talk, il podcast più amato dai pannellari palermitani. Voi lo sapete che a Palermo, proprio quelli che fanno le pannelle, ascoltano just Talk. Tutti. Quindi, se vi piacciono le panelle, dovete ascoltare just Talk. Ma è detta questa cazzata iniziale, ovviamente scusate per il piccolo ritardo ma voi siete già subito prontissimi e quindi è giusto vedo già i primi commenti eccolo Matteo tutto ok sono ancora vivo stavo conversando con un uomo una garanzia di successo lasciatemelo dire che eh, posso, posso dire adesso vediamo magari mi smentisce che anche lui è un amico perché ci siamo conosciuti un sacco di tempo fa ci siamo visti pochissimo sempre per fiere eccetera eccetera però con quei pochi minuti ve lo posso dire veramente dal punto di vista personale è stato veramente fantastico e quindi ve lo voglio presentare subito. Lo conoscete, lo sapete, vi ho spammato come se non ci fosse un domani. Eh, L'artista, il doppiatore, l'attore, fa fantastico, veramente incredibile, impressionante. Il grandissimo Lorenzo Scattorin, eccolo. Basta, basta, ti prego, basta troppo. <ride> eh, no, vabbè, troppo, ma sono. Troppo, ma sono serio, eh? Eh, non lo dico. Vedi che c'è scritto Rox Barbera: dice un Matteo emozionato. È vero, è vero. Io mi emoziono spesso, però con te c'è <ride> un rapporto diverso. Ho dei ricordi bellissimi, quindi ciao, Beh, Lorenzo, come stiamo? Ciao, ciao. Piacere di rincontrarti. Abbiamo stretto una fratellanza. In terra siciliana? Ma si. Sì, ah. Una fratellanza che vale doppio? <ride> che vale due, volte. vale due volte? Perché abbiamo mangiato assieme, e quando si mangia assieme, ci si dicono tante cose. Esatto, è, è, è proprio una comunella fantastica, è veramente un professionista incredibile, è una persona fantastica che spero appunto oggi uscirà un po' fuori perché eh, vorrei proprio conversare con te in maniera molto, molto free, sicuramente sì del tuo lavoro ma anche un po' delle tue passioni, di chi è davvero Lorenzo perché stai sempre dietro un microfono, sempre una voce eh, nascosta però ultra presente perché in effetti lavori tantissimo e ti sento molto spesso. Allora Lorenzo, intanto come stai, come è andata questa quarantena, ne siamo usciti, qual è la tua esperienza con questa cosa qui? Che è successo? Come è andata? È andata che tutto sommato a noi è andata molto bene. Mm. Io dico sempre questo perché ci vediamo, parliamo, ridiamo, scherziamo, è tornata un po' la voglia di ridere, eh, ma non certamente parlando di questa cosa perché certo. le persone che se ne sono andate sono veramente troppe e quindi non voglio fare... Discorsi, come dire, eh, troppo semplici, però io la mia famiglia abbiamo avuto la fortuna di non avere nessun tipo di problema da questo punto no, di no. vista. Tu sei a Milano, e... quindi giustamente. Milano, Milano. Eh. Milano. Sì, sì, sì. E la ma stragrande maggioranza degli amici che conosco, IDEM, per cui per questo dico che è andata molto bene, perché nella sfiga, nella, nella paura, come ho già avuto modo di dire, perché io ero spaventato, nella paura siamo stati estremamente fortunati. È andato tutto bene. Onestamente, speriamo adesso, perché poi far finta di nulla vale poco. Quindi, cioè... speriamo che con il passaggio dell'estate all'autunno, il famoso autunno, la famosa ipotetica seconda ondata, speriamo che sia. Veramente un'ondina così da, da, da riva del mare tranquillissima di prima mattina, che siano soltanto veramente poco più sì. di un'influenza, se dovesse essere. Ma speriamo, speriamo. Quindi se hai ricominciato comunque a doppiare già da un bel po', vero? Uh, quasi un mesetto, um, no? Forse no, più di, più di un mese e mezzo. Ok, okay. In, maniera, in maniera molto blanda, un paio di mesi in maniera molto blanda all'inizio e poi un pochino in maniera più continuativa dopo. Ok. Allora, eh, Lorenzo Scattorini, classe 1971. Eh, io ti, io ti io parto sempre con una domanda iniziale, che poi vabbè, quella classica che ti avranno fatto mille volte in tutti, in tutti i show, i talk, i panel a cui hai partecipato, perché tu sei anche molto attivo nelle file del fumetto, eh, amatissimo, giustamente eh, lavorando a Milano hai lavorato con tantissimi cartoni animati, con tantissimi videogiochi e quindi eh, sei già nel cuore di tantissimi di noi. Eh, come hai cominciato un po' questa la tua storia? Chi è Lorenzo da ragazzino? Che faceva? Com'è che è andato a finire a fare un lavoro che adesso è così tanto blasonato, così tanto amato che prima era un po' nell'ombra? Eh, sono. Anzi, ero un bambino che da piccolo dava una voce diversa a ogni pupazzo, a ogni soldatino che aveva. Ah, è una, <ride> una cosa che racconto molto spesso. E, e anche. Eh, quando leggevo, e non mi capitava spessissimo, perché non amavo, soprattutto da bambino, leggere moltissimo, mio padre si arrabbiava molto e insisteva su questa cosa, leggi, 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 cosa che io dico ai ragazzini e ai ragazzi di oggi, eh, perché leggere è fondamentale sotto tutti i punti di vista. Nella mia mente, se non leggevo ad alta voce, nella mia mente io davo una voce diversa ad ogni personaggio del romanzo che leggevo. È una cosa che ho sempre fatto in maniera Bene, assolutamente allora. naturale. Ed è una cosa parlando, che pochi fanno: almeno io parlo della gente normale, insomma, non degli addetti ai lavori. Una anche. lettura interpretativa, diciamo, mentale. Comunque. Sì, sì, ma nella mente, sì, sì. nella testa, ehm, per cui io, già da ragazzo, diciamo, spesso e volentieri, quando leggevo romanzi, gli davo la voce. Che ne so, io di, di, di un attore che, che amavo particolarmente, sì. eh, piuttosto che comunque di un personaggio che avevo visto o sentito, insomma, funzionava tutto così. Eh, e poi, insomma, la, ormai è una storia che sanno tan, tanti, de, de, tante delle persone che mi hanno un pochino seguito in questi anni. Ho cominciato da bambino, poi piano piano ho smesso e ho ricominciato verso la seconda metà, dai dei, dei, dei 20 ai 30. Eh, e poi un po' madre natura, un po' le mie capacità e un po' la fortuna, sono riuscito a fare quello che mi piace, ho trovato persone che hanno scommesso su di me. Quindi... Perché poi alla fine se sul tuo cammino non trovi persone che hanno voglia di scommettere, di provare a investire su di te, mm. è molto difficile riuscire a ottenere qualcosa. Certo, questo è, questo è verissimo. Quindi, diciamo, hai, sei partito con questa passione. Un po' anche tu, come Maurizio, hai pensato che da grande volevi fare quello. Cioè, perché Maurizio partì così. Io voglio dare la voce ai cartoni animati che vedo. Però lui ha Ma, trent'anni, eh, sì, 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 Maurizio Merluzzo. Sì, certo, siete anche Maurizio, molto amici, amico. Maurizio, so. Maurizio è una storia. Abbiamo una storia estremamente diversa, eh, infatti, eh, ok. È, è nettamente più giovane di me ah, beh, lui ha 32 anni, 33 lui, anni lui arriva veramente è un figlio <ride> è un figlio vai. del tubo Lui <ride> beh, è veramente un okay. figlio okay. del tubo il tubo l'ha allevato e lui ha contribuito devo dire perché è una forza inarrestabile incredibile eh, e quando, mi ricordo quando l'ho conosciuto i primi tempi insomma, al di là della, della simpatia eh, reciproca Abbiamo avuto insomma, dimostrava non era quello che è diventato adesso. Ma insomma, dimostrava di avere delle qualità che non erano comuni. Non so se derivassero da, dall'esperienza che aveva avuto sui suoi vari canali, e tutte le cose che faceva su internet e su, su YouTube, però. Eh, ma lui comunque delle, aveva delle cominciato da poco. Sì, quello sì, però lo proprio studiò, mi disse che, che ha studiato recitazione e tutto il resto. Tu hai, hai cominciato pure da ragazzino, come, un po' come lui, o, o hai avuto un altro, un altro percorso? Io ho avuto, ho avuto il primo, la, la prima vera insegnante che ho avuto è stata mia nonna, la, la mamma di mio papà. Ah, perché tu Insegnava... vieni da una famiglia di doppiatori? Sì, sì, mia nonna, la, la, la mia nonna paterna. Era attrice e insegnante di recitazione, di dizione a Trieste, e... ed è stata la mia prima insegnante, cioè la prima persona che si è presa cura di me da quel punto di vista, che quando bello. io leggevo delle poesie con lei. Lei figurava eh, a spiegarmi i primi. No, no, non tanto l'addizione, sì, l'addizione anche, ma soprattutto, io ho delle ricchissime registrazioni dove lei. Mi dice eh, non recitare questo verso in questa maniera, qui vedi. Stai recitando, stai dicendo che la neve cade e c'è la montagna imbiancata. E allora devi dare questo senso, no? devi riuscire a far immaginare alle persone che ti ascoltano questa neve. Che Insomma, io ho oltre a, ad avere certi ricordi, ho anche qualche registrazione di cui sono molto geloso, dove in maniera eh, piuttosto divertente, riascoltandola adesso, cerco di. Mettere a frutto gli insegnamenti di nonna e poi devo dire anche mio padre, insomma, per quanto non fosse assolutamente una persona che, che, che insisteva o che comunque da, da, fin da piccolo mi avesse mai detto: farai l'attore, piuttosto assolutamente, lui è sempre stato uno totalmente libera, ha detto tu farai quello che ti pare nella vita, l'importante è che sia qualcosa di onesto. Eh, però, insomma, quando ho avuto bisogno, prime cose che, che dovevo preparare, i primi, primi lavori che dovevo fare, eccetera, eccetera, chiaramente mi rifugiavo sempre da lui ed è sempre stato un, una presenza assidua e per me, per me fondamentale. Certo, tuo papà faceva anche doppiaggio, era doppiatore, giusto? Mio padre nasce come attore di, di teatro e di cinema okay. e, e poi verso la fine degli anni 70 credo che abbia cominciato. Vado a io non ho moltissima memoria. Sì, verso la fine degli anni 70 ha, ha iniziato in maniera eh, assidua. Okay. Quando io cominciavo a fare le primissime cose ogni tanto. Lui già lavorava in maniera abbastanza assidua. Okay. E tu avevi, avevi delle passioni, cioè, anche tu guardavi cartoni animati, guardavi film. Eh, videogiocavi, videogiocavi? No, diciamo, perché ancora gli anni 80, gli anni 90, diciamo, sì, c'erano i primi con le, videogiochi con le stecchine. <ride> Infatti, diciamo, negli anni 80 quando tu avevi 10 anni, ancora, era ancora un momento così. però sì. quando ne avevi già 20, già sono arrivati i primi videogiochi e le prime cose. ma tu forse già avevi cominciato a lavorare. Dico, ma c'erano qualche cartone animato, qualcosa che ti ha ispirato, qualcosa che guardavi da lontano e dicevi che bella questa allora, cosa? Allora, io ho vissuto... I miei si sono separati che io ero abbastanza piccolo. Okay. Quindi ho vissuto un pochino prima con, con mio padre, poi ho vissuto gran parte della mia giovinezza con mia mamma e mm -hmm. vedevo mio padre invece un pochino più a spezzi che bocconi. Mamma, da un punto di vista televisivo, era più permissiva rispetto a papà che invece mm. era molto più tale, talebano, ah, per cui mezz'ora di televisione, tre quarti d'ora di televisione al giorno, non di più. Insomma, aveva anche ragione, però insomma, quando sono andata a stare da mamma avevo eh, un pochino più libertà, insomma, anche perché ero un filino più grande, insomma, ho cominciato a convivere con mia mamma che aveva 11 anni e, e spesso lei per lavoro era fuori. E anche mia madre era attrice, per cui lavorava in uno studio di doppiaggio qua di Milano, eh, lavorava al teatro dei filodrammatici. Mm -hmm. e, però molto spesso era fuori. E quindi io tornavo a casa e mi preparavo una bella pasta, e mi ricordo che avevo l'appuntamento fisso con Mazinga. Okay. Mazinga. Dopodiché al pomeriggio, prima di andare agli allenamenti di basket, mi guardavo Lupin, mi guardavo Candy Candy, che era un altro appuntamento fisso mm -hmm. per il quale ero molto geloso. E quindi le serie fondamentali sono state queste. Goldrake, quando ero più piccolo, ma che vedevo da mio papà la sera. Mm -hmm. E poi Mazinga, Lupin, Candy Candy, ma ne ho visti tanti, mimi. Eh, Charlotte Daitan, Gigrobot... Veramente potrei fare un elenco infinito. Okay. Avendo la possibilità di guardarli con un pochino più di libertà, veramente <ride> mi sbizzarrivo. <ride> per cui certo. i compiti li cominciavo a fare sempre verso il tardo pomeriggio. <ride> un po' come tutti dai anzi vuol dire che eri un nerdone anche tu eh, a quei tempi sai non tutti lo, lo facevano però molti, molti doppiatori in effetti sono cresciuti con quelle cose lì e hanno detto ma sai che c'è se posso farlo per mestiere è una, una figata eh, poi ci sono altri che invece proprio non eh, lo fanno per mestiere tu sei forse a metà e metà è possibile che poi cominciando a fare questo mestiere ti sei, ti sei appassionato anche alle cose nuove perché tu hai fatto veramente tanti cose. Adesso ne passeremo alla rassegna un pochino. Io ho cominciato davvero, ho cominciato che avevo sei anni a fare ah, i primi anni degli spot, degli spot pubblicitari. Facevo, okay. eh, ho fatto dei piccolissimi doppiaggi, delle piccole cose, ma veramente roba piccolina, e poi a mano a mano, che crescevo, è stato un distacco molto lento e, e indolore. Io non ci pensavo perché pensavo ad altro. Eh, mi era sempre piaciuto fare quello che facevo, ma in realtà la testa di un ragazzino di 12, 13, 14 anni, eccetera, eccetera, è, è come dire, orientata su altro, le eh. ragazze, eh. il calcio, il, il basket nel mio caso, comunque il pallone in senso assoluto, e le uscite con gli amici. Per cui il distacco, ripeto, è stato lento e non me ne sono quasi accorto. E il ritorno. E il ritorno di fiamma al vecchio amore è stato altrettanto, non dico casuale, ma diciamo che è stato merito della mia famiglia. Io avevo preso un'altra strada, ero andato ad abitare eh, con un'altra persona, insieme a un'altra persona, la mia ex moglie, fuori, fuori città. Uh -huh. Facevo tutt'altro e dopodiché mi sono trovato iscritto in questa scuola di teatro di Milano, solo, ti sei trovato iscritto dire? così a random. <ride> I tuoi... Prima sono, stati, iscritti. Prima, prima sono stato iscritto e poi mio padre mi ha avvisato. <ride> Beh, io bravo. Io, <ride> veramente, veramente, io non posso, dico io... Eh, io ho una vita, faccio. papà. Eh, cioè... io, no, in realtà sì, avevo una vita, ma soprattutto lavoravo, lavoravo molto. Che e... lavoro facevi? Scusami, te lo posso chiedere perché sono curioso. Lavoravo in io lavoravo in fabbrica. Ah, in fabbrica, un manovale proprio tranquillo. ero andato, ero andato a lavorare fuori, fuori Milano e lavoravo in fabbrica. E io ho detto: Papà, io faccio gli straordinari sabato, eh. e lui è stato zitto un secondo, e ha detto: non li fai più <ride> e sti cazzi, come avrebbe detto un Desica quindi... padre, diciamo, un Desica esatto. padre cattivissimo. Esatto. E io con molto entusiasmo, devo dire, perché comunque mi era rimasto dentro un qualcosa che ho capito dopo fosse qualcosa di inespresso. Però eh. mh, mh, lo, lo capisci nel momento in cui ti ricongiungi con qualcosa. La quale con una cosa con la quale non hai concluso un certo tipo di percorso. Sì. Comunque quello non ti dava nessuna garanzia. Insomma, ho studiato, ho trovato persone che validissime al CTA eh, e con cui ho lavorato, con cui ho studiato. E, e poi, insomma, a mano a mano le cose sono venute in maniera abbastanza naturale. Tu ricordi qual è stato il tuo primo personaggio importante, oltre ovviamente. A tutte le cose che hai fatto già da bambino quando c'è stato un primo protagonista affibbiato a te. Hanno detto che okay, questo lo fai tu. Te lo ricordi qual è stato il primo assoluto? Allora, ehm, a, a Milano mh, mi successe di il primo anno, credo. Uh, sì, erano passati un po' di mesi. Avevo cominciato da un po' di mesi. E Donatella Fanfani, che era la direttrice di quella, di quella serie, mi diede un protagonista. Insieme a un altro collega che era, se non ricordo male, Mario Scarabelli. E, e un cartone animato. Era un cartone animato e dove io facevo forse una volpe, però non mi ricordo. Ammetto di non ricordarmi. E, e fu però il primo personaggio insomma, di una certa importanza, perché era un protagonista di una serie. La prima cosa che feci. il primo protagonista sugli umani, su una serie umana, eh, che. Mh, che vinsi attraverso provino invece fu un personaggio, un attore brasiliano che recitava in una uh, sop brasiliana che si chiamava Terra Nostra okay. e, ma che vinsi uh, facendo il provino a Torino ah. alla Biblioteca Delta di Torino che è uno studio famoso di Torino dove feci il, il provino e vinsi il personaggio insomma. ok l'amico l'amico RaidTube dice Mario Scarabelli il genio delle tartarughe su Dragon Ball, sì, Dragon Ball che sì, poi tu adesso stai, stai doppiando attivamente perché sei uno dei, dei cattivi principali della serie Dragon Ball Super che è Lord Beerus detto anche Bills in italiano non so perché hanno fatto sì, questo è, cambiamento è, è, un cattivo, è un cattivo annoiato lui. Eh, Infatti, non, non è un vero cattivo lui ha voglia di abbuffarsi di, di mangiare bene tanto e poi di dormire qualche migliaio di anni e poi svegliarsi con calma e poi svegliarsi con calma eh, ci sei arrivato soltanto adesso a, a Dragon Ball, ma eh, lo seguivi? Avevi, diciamo, oddio. Poi magari hai fatto anche qualcos'altro prima perché non sono abbastanza informato. Eh, cioè, come ti sembra questo franchise adesso che ci sei, ci sei arrivato a gamba Tesa di Dragon Ball? Sì, perché tutti quelli che ho intervistato sinora, in qualche modo hanno partecipato a Dragon Ball. È assurdo, ma ho, ho quasi mezzo cast adesso ci sei anche tu. Come com è fare allora... questa cosa? Mm, allora, non ti so dire come potessi essere prima, nel senso che io non ero nel cast non precedente perché mm, uh, non mi ricordo quando era iniziato e non mi ricordo nemmeno quando finì la prima volta. Ma io non, non, non ci avevo avuto a che fare. Mm -hmm. È molto divertente, ma come praticamente tutti i personaggi che io mi ritrovo a fare da, da, da One Piece, insomma, quelli che tutti conoscono da One Piece a, a, a Yu-Gi-Oh! tutti sono, sono tralasciando un personaggio per esempio come Kenshiro perché è un prodotto un pochino diverso insomma sì. però sono, sono, fanno tutti parte di un, di un mondo eh, che mi ha sempre molto divertito dove, dove per fortuna chi mi distribuisce perché poi la fortuna è anche avere dei direttori che ti distribuiscono che comunque ti danno la possibilità di fare un provino su un personaggio che sia nelle tue corde certo. eh, perché poi la professionista li puoi fare tutti però se hai uh, grande successo nel uh, doppiare un personaggio il merito è sì tuo ma è anche di chi ti ci ha messo certo. perché senza Beh. senza quel passaggio tu magari faresti una tinca, che ha, una tinca che ha due <ride> espressioni che è sorridente o serio, finito, e tu non puoi, non eh, puoi fare come faccio io, che, che, che mi diverto come un matto, perché, come dico sempre, posso spaziare. È, è, è un lavoro dove se ti rompi i maroni veramente rimane, come dice un mio collega, rimane la fattura. E mm. io di lavorare così proprio non ho voglia. Cioè, io mi devo divertire, devo avere la possibilità di inventare. E quando ce l'hai, allora è veramente una, una goduria. Non, so. tu sei ma non della... sono l'unico unico. Sono... No, infatti, sei nella casata sono... di Pietro Baldi. Che la eh, così. Per esempio, Pietro la pensa come te è uguale. E dice lui, ma io sì, mi diverto poi... ogni volta che sto davanti al microfono. Beh, beh. È eh, la cosa Pietro, bella. È, Pietro è davvero <ride> l'esemplificazione del... del, del della... Cioè, rappresenta eh, quello che è... Quello che porta dentro di sé il bambino che non cresce mai e che gli permette di essere sempre giovane, sempre, sempre freschissimo, sempre credibile su tutto quello che fa. È vero, eh, ed è, beh, è un po' un'eccezione, ecco. Eh, sì, lui. sì, sì. Infatti, beh, io dico della scuola sono... Ubaldi, io dico la scuola Ubaldi in solo questo. Molti. Esatto. Eh, allora, prima che va via il nostro amico Rai Dub, ci faceva una domanda che, ovviamente, io ti avrei fatto un po' dopo, ma eh, a questo punto. Lo tiriamo dentro, così lo facciamo contento. Eh, L'amico Andrea chiede, eh, come è stato tornare su Joel? Quindi questa domanda che te l'aspettavi sicuramente. Come lo hai trovato? E con questo personaggio hai lasciato il segno nel mondo videoludico. Ti invidio molto. Lui sta studiando doppiaggio, quindi giustamente ti guarda anche dal punto di vista lavorativo in sé, ancora più, più vicino. Joel, che tu hai doppiato eh, quando è uscito ovviamente il primo... Primo capitolo di questa storia magnifica targata in Naughty Dog, che si chiama The Last of Us, adesso uscirà The Last of Us 2, e quindi il personaggio principale, questo uomo un po' burbero, un po' segnato da, questo, da questa cosa bruttissima che gli capita all'inizio del gioco, senza, non lo diciamo, ma insomma, chi non l'ha giocato, boh, cioè che vita avete, <ride> recuperatelo, vi prego subito. Il mio gioco preferito in assoluto, praticamente. Adesso ti ritrovi con questo personaggio nuovamente nel nuovo capitolo, ed è immagino diverso e anche più grande ha fatto tanta esperienza quindi come è stato tornare su joel è un po come, come lo hai ritrovato un po l'esperienza del riddoppiare un personaggio così iconico allora premesso che deve ancora uscire il gioco quindi sì, io non sì, sì. posso assolutamente accennare a nulla ma io come ragazzi, ti dicevo abbia... tra di noi non abbia... voglio sapere no, niente no. <ride> no, no, <ride> infatti, no. infatti 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 <ride> okay. però eh, è stato intanto è stata un'attesa lunga perché sono passati sette anni eh, mannaggia ehm, io ho, dunque, ho lavorato al progetto di The Last of Us Part II eh, e ho finito quasi finito di lavorarci subito prima che scoppiasse la merda che è scoppiata tra febbraio e marzo Ah, quindi tu l'avevi già chiuso il, il non del tutto, non del tutto, mm. quasi del tutto Qualche rifacimento, e anche, eh, insomma. Anche, anche eh. questo a me mi è sembrato una, una stranissima, una particolare coincidenza. Eh, però, tralasciando questo, eh, l'ho trovato più maturo, okay. l'ho trovato un pochino invecchiato, perché è esattamente come me, perché sono passati un po' di anni. Mm. Eh, però, sempre molto figo, sempre, sempre molto... No, più compassato. Ancora di più? Okay. Cioè, er, lo Beh... era già, vabbè, non mi dire niente, <ride> voglio sapere nulla, nulla sarà, che è sarà, difficilissimo. Sarà sarà, sarà sarà fichissimo giocarci. Il gioco. È... Okay. Sto già volando. Spettacolo. ragazzi. Spettacoloso. È spettacoloso, spettacoloso, ragazzi. È veramente incredibile. Un personaggio che, tra l'altro, parla poco, e quando parla, Cesella, è quello che, che ho sempre pensato. E quindi sarà stato comunque abbastanza complesso perché non ha molte battute cioè, alla fine. Non è che parla così tanto, però quando parla, mannaggia se parla. Ti è piaciuto? Sì. Ti piace come, come si esprime? Mi, mi, mi piace la, la sua compostezza il fatto eh. che non sia uno che dà, non è uno che fa cinema come si dice, è uno estremamente concreto, uno posato, è uno tranquillo, è veramente non, non lascia spazio. Alle cose inutili è asciutto. Eh, recita in è, maniera è estremamente, asciutta è no? estremamente asciutto, sì, esatto. Volevo dire una cosa mh, rispetto a quello che hai letto prima del ragazzo che, sì, che Andrea, ha scritto, sì. lui dice che io, io ho lasciato un segno nella storia dei videogiochi. Mm. Io intanto lo ringrazio, questa è una cosa che dice lui: Io non posso pensare questo, io posso valutare quello che è il risultato. Del lavoro che facciamo tutti i giorni, chiunque di noi fa, ognuno, penso che lo faccia ognuno di noi, io lo faccio per quanto mi riguarda. Io quello che cerco di fare è sempre il, um, il, di dare il meglio di quello che posso, di non trattare mai nulla come se fosse qualcosa di poco conto, insomma, sostanzialmente. E poi e credo, ma non vale solo per me, lo, lo dico in senso generale, mm -hmm. eh, che come altri, mh, come me, eh, alla fine poi il risultato si veda. Quando cerchi di fare del tuo meglio. Poi, certo, anche qua il caso, il fatto, cioè hai la fortuna di lavorare su un prodotto strafico come questo. Un prodotto straordinario. È, è, eh. è, è un po' come quando mi chiedono ma doppiare un attore, mettiamo un attore famoso, un attore importante? Un attore, io dico sempre bravo. Quando l'attore è bravo, doppiarlo è facile. È facilissimo. Se sei. Se sei un minimo un buon attore, eh? basta andargli dietro, ascoltarli e andargli dietro, non devi inventare niente. Quando l'attore può essere fichissimo, ma è un po' ma pigna, allora il discorso è un po' fino. In Boris un fino più complicato. <ride> avrebbero detto: cane maledetto, cioè, esatto. così avrebbe detto esatto. René Ferretti, il grande pannofino grande, grandissimo grande Francesco. Pannofino. Sì, sì. Cani maledetti, che... lì è un problema, lì è veramente un problema, bisogna tirar fuori cose che non hanno fatto Io ho gli anni che ho, diceva Corinna Negri Cane e cagna, cagna, cagna Madonna questa è cagna pure in foto, mamma mia, stiamo qui a piangere, guarda, lasciamo stare perché se no è finita eh, A proposito di cani maledetti, anche se tu per fortuna ne hai doppiati veramente pochi di cani, anzi forse nessuno, non so Io mi sono segnato qualche nome, così passiamo un po' alle serie tv e prima di addentrarci nei video, cioè più che nei videogiochi, ancora di più anche nelle serie animate, dove ti sei dato proprio alla pazza gioia, ehm, tu sei stato anche un personaggio principale comico in Community, che sto guardando adesso. E quindi diciamo che... Ta, entro in gamba tesa. Hai fatto questo personaggio principale, questo Jeff Winger, ma l'hai fatto quando più o meno avevi... non so che anno è, forse un, un po' di tempo fa. Te lo ricordi quel bambino eh, cominciato credo nel... Credo nel 2006. Eh, infatti, una vecchia 2006. serie che io ancora non avevo visto. Come ti trovi con le comedy? Perché, insomma, è tutto molto sopra le righe. Beh, sì, certo, è un modo di recitare un po' diverso. Eh, I ritmi sono diversi. Il modo di recitare alle gire è un pochino diverso. Eh, anche lì la fortuna è avere un direttore che pensa a te e ti vede su un personaggio come quello io lui l'ho adorato tantissimo ma ehm, se non fosse stato per il direttore che era antonello governale mm -hmm. ehm, non ci saresti arrivato co, col, col fischio col fischio che l'avrei doppiato <ride> col fischio fine, eh sì <ride> perché beh, non, non si può essere troppo <ride> <a> casareci <ride> nelle espressioni per cui no ma quando io dico che è sempre un insieme di il, il, la tua storia eh, la fanno anche gli altri Viene, certo la fanno, la fanno gli incontri che fai le persone che conosci sul tuo percorso, sul tuo cammino e la fiducia che tu trasmetti loro e che quindi loro una volta recepita decidono di premiare provandoti su un personaggio come in questo caso ha fatto Antonello con me insomma Mm, non c'è niente da fare, alla fine, fine, tutto nasce da quello. Tu così. puoi essere bravo finché vuoi, ma se non hai eh, le occasioni, è chiaro che poi le occasioni devi cercare di sfruttarle. Eh, poi, poi a quel soluzione. punto che ci sei dentro, devi fare del tuo meglio. È chiaro. Altrimenti topi 1, toppi 2, toppi 3, non ti chiamano più. Oh. Esatto. questo è il Però... motivo per cui noi stiamo conversando adesso cioè, stiamo conversando in questo... perché ci siamo conosciuti un po' di tempo fa e ci siamo fatti simpatia quindi vedi come esatto. tutto torna altrimenti, altrimenti sicuramente ti avrei snobbato ma no. No. Potrei, ab... potrei, aver de... potrei aver detto chi sei scusami <ride> certo potresti aver detto che sono un presentatore di secondo livello per esempio potresti averlo fatto Atte... attenzione attenzione, questa la capiamo noi poi la spieghiamo ehm Ok, per favore che io già sto morendo. Allora, le, eh, torniamo alle serie animate. Ognuno, ognuno ha la okay. testa che merita. Esatto, ognuno ha la testa che merita, per davvero. Eh, Cartoni animati, ti ci sei trovato dentro perché, essendo che a Milano ci lavorate tantissimo, davvero, è Forse è una delle cose che più fate, perché il cinema più che altro lo fanno a Roma. Tu sei sempre rimasto a Milano, giusto? Non hai fatto film o qualcosa giù, o sbaglio? Correggimi no, se no, sbaglio. Io... No, no, no sì, vabbè, Non è il caso di correggere, semplicemente, no, 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 io magari... ho fatto, faccio avanti e indietro con Roma da una decina di anni più o meno. Ah, ok. Quindi la voglia che... Mi è capitato, mi è capitato di, di, insomma, di fare tante belle cose, di lavorare con direttori molto bravi e di lavorare ovviamente su prodotti estremamente belli. l'ultima cosa che ho fatto con la direzione di Giorgio Bassanelli. Uh -huh. eh, è stata il film di lupin terzo wow che figata che personaggio hai eh, beh è sì, uscito per cui penso che si possa dire faccio ah. il cattivo ah tu sei faccio 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 il, villain. il film mm. esatto e, ed è stato un altro sogno che in parte si è adderato grazie appunto a giorgio <ride> che mi ha chiamato perché per me lupin è stato il personaggio, e la voce di Lupin, l'ho detto parecchie volte, è stato una sorta di ispirazione per me, è ah, stato un qualcosa a cui io mh, ho cercato insomma di, 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 di prendere e di rubare su alcuni dei personaggi, uno in particolare. Sanji, cioè Sanji esatto. Sì non di rifarlo, non di no, no, ispirarmi però... nel senso di rifarlo, ma di rubare delle cose, delle piccole cose e di farle mie che poi in fondo è un pochino Sì, è bello cucinella di questo infatti, lavoro insomma, certo, fondamentalmente certo. è questo. Tu ascolti, per questo si dice che non finisci mai di imparare. Esattamente. Perché comunque giustissimo. Ma quindi tu, diciamo, già che ne parliamo, eh, con Sanji hai sentito il giapponese? Hai detto ok, devo fare un lavoro mostruoso perché è tutto urlato, è tutto eh, super ritmato perché i cartoni animati sono così e in particolare One Piece che essendo uno shonen è pieno di lotta, di roba, di, di movimenti eccetera e ti sei anche un po' rifatto a questo a questo Lupin che tu amavi? Sì, in realtà, in realtà però è stata una cosa che è venuta a mano a mano okay. eh, perché comunque io Sanji è un personaggio che io ho avuto attribuito direttamente, senza passare per un provino. Senza provino, ok. Senza provino. E, però l'ho scoperto a mano a mano. Cioè All'inizio era un bel biondino che fumava precchio e che cucinava bene. Mm -hmm. L'ho scoperto piano piano, insomma. Per cui l'ho costruito piano piano. E, non è una cosa che è arrivata subito. Chiaro, le prime volte, i primi turni, tu dai... Un'impostazione al personaggio che poi, eventualmente, se è sbagliata, provi a modificare nel corso dei, 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 dei turni successivi, dei mesi successivi, dei, degli episodi successivi. Eh, è stato un lavoro che mi sono portato dietro per, per qualche mese. L'unica cosa che ti dico che avevo capito è che era un personaggio sicuramente diverso da molti di quelli che avevo già fatto. Mm. Eh, cioè, che sarebbe stato qualcosa di speciale. Non sapevo in che modo, ma sapevo che sarebbe stato qualcosa di speciale. Lui e la serie in generale, il proprio il cartone in, come, in, in quanto prodotto. E ammazza, se è uno dei successi più grandi. Eh, esatto. dopo Dragon Ball c'è One Piece quindi insomma stiamo parlando di cose importanti quindi la, st la stessa vita di, di Gianluca Iacono con Vegeta gli hanno dato un personaggio questo qui dice esce dalla navetta <ride> sì. vabbè c'ha tre puntate poi va a quel paese invece è successo il delirio e tu la stessa cosa con Sanji Sanji che è un manioco sessuale lo... un personaggio stranissimo è un pazzo totale ti no, non è un, no, un maniaco <ride> sessuale, è uno che ha... la libido eh, molto alta, dai. La, la libido alta è l'innamoramento molto facile, ma anche quello è spassoso, è spassoso. Sai, Lo dicevo qualche vero. settimana fa in un'altra situazione più o meno come questa di adesso con te, mm -hmm. uno delle, del, degli episodi più belli che non è certamente uno dei primi, ma l'isola dei, dei travestiti è stato Pazzesco. qualcosa di, di divertente <ride> da, da matti sono giorni in cui sei contento di quello che fai Dici, mi pagano pure cioè, sto qui a, a doppiare è una cosa difficilissima perché ho provato io a farlo così per fare una cazzatina difficoltà estrema eh, però in quel Ma caso infatti, poi... infatti fatichi cioè, non è che vieni pagato tanto per No, no, eh... bisogna, bisogna dire <ride> questo che comunque fatichi ti fai un mazzo non indifferente però è chiaro che insomma, è un lavoro particolare un lavoro artistico è un lavoro chi lo fa credo che quasi tutti lo amino. Assolutamente. A proposito, tu hai un, un aneddoto da raccontarci in sala? Io questa domanda la faccio sempre perché mi piace tanto. Qualcosa che ti è capitato di, di fare una gaffa o non riuscivi a fare una battuta? C'è un aneddoto divertente dietro il microfono in sala. Ne, ho no, sentito vabbè, di non... tutto, guarda, quindi adesso mi aspetto una bomba anche da te se ce l'hai. Allora, al, al di là <ride> della, delle decine di, di parole... Che spessissimo mi escono difficili da pronunciare, mm -hmm. ma ehm, c'è stata una volta dove eh, durante un turno eh, di ripentacche dovevo dire microchirurgia estetica. <ride> Ed era mattina, peraltro. <ride> non, neanche, non era neanche dopo pranzo perché ci ho messo boh, 30 take, non mi ricordo più <ride> quella, e poi, e poi altre in altre situazioni, ma. Eh, beh, vabbè, una cosa divertente. Mm, ovviamente non, non faccio il nome della persona, okay. perché probabilmente... Ti denuncia, comunque... ti denuncia. No, no, no. È... Ti fa causa. Però. Ah, okay. però è successo di essere in sala, questo, questo ragazzo dice, posso entrare con te? Dico, sì, sì, figurati, ci mancherebbe, guarda, dice la cuffia. Eh, solo non mi stare attaccato è perché io spesso mi agito, non vorrei <ride> tirarti un colpo okay, e allora parte la scena. Io comincio, comincio a, a provarla uh -huh. e dopodiché la, 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 la provo un paio di volte e incido. Parte la scena, io dico le mie battute e poi a un certo punto mi blocco e dico: Guarda, la cuffia è un po' alta. Hai cioè, la cuffia è un po' alta? Cioè, basta un pochino po' la cuffia, ma non era molto alta. Riparto, lascio la mia battuta. E sento sotto un. E dico, Scusa, ma, 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 ma hai abbassato la cuffia? Dico sì, ho abbassato la cuffia. Mi giro <ride> e vedo il ragazzo con la sua cuffia fermo immobile come una mummia. No? <ride> allora, al terzo <ride> giro faccio la mia battuta, mi giro di colpo e vedo lui che fa che recitava a bassa voce le battute di quell'altro. Ma perché? Ho detto, alta, dico, scusami che, che se per... guarda non, non devi neanche disfigliarle perché il microfono prende tutto. Eh, ti qui. sente per cortesia, recitale nella mente se vuoi, ma non. scusa, 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 riparte la seconda volta, la seconda volta la quarta volta a questo punto riparto con la prima battuta No, scusa eh, un attimo, allora, forse, mi, forse non è chiaro. Ti giuro, sembra una barzelletta, te lo giuro. Continuavo a farlo. Detto, scusami, forse non mi sono spiegato. Non mi sono spiegato. Devi, devi stare zitto. Non devi... Al, quinto, al, al no? quinto giro ha smesso, ma uh -huh. ha, ripetuto, ha ricominciato la scena successiva. Per cui io ho preso la palla al base e ho detto: scusate, pausa caffè, usciamo <ride> ed è il break, palle... signore. <ride> Sono andato fuori a fumarmi una sigaretta, a bere il caffè, ho detto al direttore, per favore, fuori eh, perché non, non lo capisce, non lo so, sa. Eh. Poi è uscito, e era emozionatissimo, era, era emozionatissimo. Però il fatto, il fatto di sentirmi dire abbassa la cuffia perché <ride> c'era dietro alto, invece, <ride> era lui dietro. Era Mamma mia, mamma mia, ed è coffee break, signori. Come direbbe un personaggio di Boris quando impazzisce: è coffee break. Che se non ammazzo qualcuno, lasciamo stare. Sei andato a fare una botta, poi sei uscito come, come i nostri amici. Allora, eh, questa è una cosa molto carina. Questa, questa me la tengo nel cuore. Ok. Eh, hai fatto tantissime cose, adesso sei, sei sbarcato anche nei cavalieri dello zodiaco. Questo lost canvas che sta facendo pure un grande successo. Sei un cattivo qui, Thanatos è un, è un villain, o no? Sì sì ma, sì, sì, ma io sono anche qua, fortunato perché io mi annoio molto meno a fare i cattivi. Cioè, no, Mi diverto molto di più a fare i cattivi che non i buoni, okay. eh, soprattutto i buoni quelli un po' pallosetti, quelli un po' mollicci, quelli mm. un po' insomma buoni in tutto e per tutto che poi sono fasulli. Perché i cattivi, in realtà, se ci fai caso, sono personaggi molto più veri, sono personaggi sì, sono molto più umani, più umani realistici. Cioè. E quindi, insomma, io personalmente mi, mi diverto molto di più a mi fare i cattivi. Sì, 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 sì. Ma io, io leggo che tu sei anche stato Big Macintosh in My Little Pony. <ride> cioè, che, cosa, che cosa, cosa è successo? Da Joel a My Little Pony? <ride> che che, che ricordo... cosa accade? Mi ricordo il titolo, ma non mi ricordo assolutamente nulla che abbia a che fare con quell'esperienza. Però mi ricordo, la produzione me la ricordo. Eri un cavallino con le alucce pure tu, non si sa. Se devo andando a recuperare, sono super curioso. Può darsi, però non vorrei dire una non cosa per un una castronata, ok, ah, esatto. eh, allora, noi lo sappiamo già benissimo. Perché chi ascolta già Stalk, lo sa, ha intervistato un sacco di doppiatori. Chi comunque conosce un po' il mondo del doppiaggio tra cartoni animati, eh, film e videogiochi c'è una differenza mostruosa. Come abbiamo detto, i film sono più legati all'attore, il cartone animato, un po' di più a, a quello che vedi, perché, come diceva Maurizio Merluzzo, senza audio. I personaggi non hanno anima e quindi nei cartoni animati bisogna metterci tantissimo. Ma nei videogiochi c'è tutta un'altra tecnica di doppiaggio che molto spesso è legata all'onda sonora. Quindi bisogna riprodurre quello che si, è, che si ascolta molto spesso. Spesso ma non si vede niente, si ascolta e basta. Dimmi se sbaglio, ma dovrebbe essere così. Come ti trovi tu con i videogiochi e soprattutto in The Last of Us? Hai lavorato pure così? Io immagino proprio di no. No, come ho raccontato, mi è capitato di raccontare altre volte. Io credo che una grande, grandissima parte di, eh, del, del successo di, di questo titolo sia dovuta al fatto che noi abbiamo lavorato a Dellastovase esattamente come se fosse stato un film. Okay. Avevamo tutto quanto a video, a parte i dialoghi ovviamente cartaceo sul certo. regio, avevamo la, addirittura la banda delle musiche effetti. Della Ah, wow. eh, avevamo la colonna sonora avevamo ovviamente l'inglese avevamo tutto quanto ma a, a video proprio visibili la traccia si vedeva e, e doppiavamo esattamente come se fosse una sorta di neanche cartone animato ma di film io credo sì. che una grandissima parte del successo sia di questo di, della sua base sia dovuta a questo perché chiaramente doppiare in questo modo è proprio un'altra cosa e per questioni Organizzative, per questioni di, di tempistiche, molto spesso tu ti trovi a lavorare non in queste condizioni, ma appunto, come dicevi tu sulla banda sonora, perché molto spesso eh, non sono nemmeno ancora stati girati i video riguardanti eh, i dialoghi che tu vai a fare. Per cui è insomma, è gioco forza, insomma, è, è impossibile fare diversamente. Non è, non è cattiveria, però. Io credo che soprattutto per certi titoli, se dovesse diventare prassi, se dovesse diventare un, la norma, lavorare così, io credo che sarà il definitivo salto di qualità dei videogiochi. Assolutamente. Ma anche Samuel Drake in Uncharted 4, tu, immagino abbia fatto lo stesso modo, perché la casa dovrebbe essere sempre Naughty Dog. Quindi non, anche... non, 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 adesso non vorrei dire una stupidaggine. Non in tutte, tutte, tutte le scene, ma in gran parte... Nella maggior parte delle scene ho fatto tutta video anche lì. Ok, aiuta sicuramente tantissimo, immagino. Hai anche fatto Kaidan Alenco in Mass Effect, che sono stati ben tre eh, episodi lunghissimi, perché è un gioco di ruolo, quindi ci hai lavorato tantissimo. Com'è com stato? Anche lì sempre in onda sonora, quindi sempre a guardare uno schermo senza il nulla? Assolutamente sì. <coughs> Poi comunque parliamo di un po' di anni fa. Eh, sì. tanti, tanti. Però insomma, mh, credo. 7-8 insomma almeno. sì, sì come minimo, non, sì. Se non 10. Sì, sì, se, sì. 10 se, se non 10. 10. Per cui sì, eh, ho, ho ricordo de, de, de la, della lunghezza di questo lavoro, perché eh. era un, veramente una, una lavorazione fiume, era una cosa che non finiva mai. E, però bella anche in quel caso, devo dire, come anche lì la stragrande maggioranza dei giochi che faccio. Che mi coinvolgono, che mi divertono, che mi emozionano. È stato bello anche lì. Non a livello di The Last of Us o di Uncharted o di. come Watchdog, tanto per capire. Ok, sei anche in però, insomma, è anche un Insomma, Bello, bello, bello. tu Sono, le... prodotti, sono bei titoli. Sì, sei anche Rasal Ghul di Batman, Arkham City, anche qui un altro personaggio, un po più piccolino nel gioco, però incredibile nel mondo di Batman. Quindi ti sei girato un po' tutto. Ma tu le cose... E poi, che... e, poi, scusami, sì. e poi scusami, interagivo con Battle Zarotti. E eh, direi Battle Zarotti, <ride> che, che è stato il grande Battle Zarotti, difficile da dire, Zarotti Madonna, eh, è stato anche ospite di, di Just Talker, è stata una delle esperienze più belle, l'emozione mia, non puoi capire. Io ci sono nato con Batman, ci sono cresciuto, ho fatto i cosplay, io sono un malato totale. Quindi, appena mi ha risposto al telefono la prima volta, puoi immaginare l'emozione, pronto? Sì, sono Batman. Beh, Sto parlando con Batman. E quindi, <ride> così come quando mi, ci siamo sentiti noi, Oddio, c'è giovane un attimo, c'è un po' d'ansia, eh, è sempre così, ci si può fare niente. Eh, ora è una domanda che ti avranno fatto mille settimane. Strano, strano perché e... quando, quando lo faccio, quando chiamo mio figlio, non mi risponde mai così. Eh. <ride> che <c 'è>? ah. <ride> Ma i tuoi figli a proposito sono cresciuti con eh, i tuoi cartoni animati, cioè con i cartoni animati a cui hai lavorato perché quelli di balzarotti non si sono mai cagati batman quindi ti facevo pure questa domanda per questo io sarei un fissatore mio... ragazzi mio papà è batman ce lo direi ogni 5 secondi i tuoi lo dicono eh... mio papà è sanji sì sì in alcuni casi sì ma come e la cosa mi piace moltissimo devo dire non ne fa una malattia cioè li guarda e non li ha mai guardati perché io non gli ho mai mai detto So, Guardiamo insieme, facciamo io sono in questo sono come mio papà. Come tuo cioè, papà. Se mio figlio mi chiede io gli mostro e guardiamo insieme, ma diversamente non. Lui si era visto per conto suo uh, delle, delle puntate di One Piece e si era andato a vedere poi, l'ha letto, insomma, ha scoperto che ero io, che sono Sanji, si era andato a guardare su internet tutte le cose okay. che c'erano e poi comunque ha visto altre cose, ma lui è cresciuto quando era più piccolo si guardava. Uh, per esempio una serie che si guardava era quella di Blaze mm. Blaze è una, una serie di, di, di cartoni uh, che racconta la storia di queste macchinine, automobiline che sono come quelle di Cars solamente modello Monster Truck ah, okay. per cui vivono un sacco di, di, di avventure di cose. e tu lì non ci sei però Bla io lì faccio ah, Blaze Ah, tu sei proprio Blaze il protagonista esatto. esatto, ah, quindi, esatto. quindi sono cresciuto per con cui diciamo via. Diciamo che da, da, oltre a tutti gli altri cartoni animati ne ha visti tantissimi: eh, L'Isola dei Pirati, Cos'era Jack? L'Isola dei Pirati, Barba Papà, ne, ne ha visti una... tantissimi. Insomma, noi non, 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 non gli abbiamo mai vietato di guardare cose consome alla sua età, ma insomma, eh, però ha visto qualcosina da piccolo anche della. Vi è capitato di guardare qualcosa da piccola anche del papà e poi è cresciuto un po', po un pochino con la passione eh, e peraltro è una passione che si è trascinato anche in sala perché devo dire che ha già all'attivo insomma delle, delle esperienze. Ah, quindi tuo figlio fa, fa anche è lui il viaggio? Non lo sapevo quindi, magari più in là lo, quando diventerà super potente come il papà, di terzo livello super Saiyan, lo, lo, faccio, lo invito anch'io. Io sarò vecchietto forse perché lui non so quanti anni ha, è molto giovane. 11 anni. Eh, allora sì, io sarò vecchietto sicuro, però, sicurissimo. Speriamo di continuare a fare questa cosa, però insomma... È impegnato, è impegnato soprattutto, a parte la scuola e gli sport, è impegnato con i videogiochi. Ah, cioè, lui ci gioca davvero. Lui... Sì, eh. sì, sì. Quindi immagino che ti sentirà anche lì, perché eh, ne hai fatti tanti, hai fatto Overwatch, Hanzo, che è uno dei più amati tra i lottatori. Hai fatto Vito Scaletta in Mafia 2, sei diventato siciliano, quindi hai dovuto imparare. Eh, sì. <ride> sì, sì. <ride> Beh, la, la, la conoscenza e l'amicizia con i miei amici insomma, siciliani è stata molto utile. Eh, sta è è imbottante ragazzi. È stato importante, <ride> direbbero a Catania, però insomma, li ho, li, ho, li ho sempre nel cuore. Sempre, sempre, sempre. Ma tu hai veramente è stata sì. un'esperienza bellissima. E al di là della manifestazione, conoscere i ragazzi quando andai giù ed era la... non era la prima volta, ma era la prima volta che facevo un viaggio così lungo Insomma, per una cosa di questo genere andare fino in Sicilia, stare fare la trasferta e fare tre giorni giù e stare sempre a stretto contatto, insomma, col gruppo di ragazzi che Maurizio, peraltro, che era sì. coinvolto anche lui, già conosceva, mm, è stato, da un punto di vista di cuore, una cosa empatica a livelli assoluti. Eh sì, è vero, infatti noi ci siamo conosciuti lì, a Catania. Io sono di Palermo, sono andato a Catania e c'eri tu. E ti disse, oh Mare, che vuoi un pochino, di canne cavano a passeggiare a ah? eh, Mare, che non <ride> vuoi? E che fai, te ne primi? A ah, unimensionillo, che ti fichi? Insomma. E quindi no, hai dovuto no, imparare no. il siciliano, ma l'hai imparato da solo per fare... Cioè, qualcuno ti ha fatto da coach? Tu sei Vabbè. milanese, come fai a parlare siciliano? Cioè... Io sono. Milanese e giuliano, nel senso che sono per metà milanese e per metà triestino, perché eh. la, la parte di mio papà è triestina. Per cui... Quindi, comunque, eh, nord, 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 nord. Io sono Terrone sono del Nord. <ride> sono Terrone del Nord. Eh. Non esatto. esatto. E, no, no, per quanto riguarda il fatto di, di usare una sorta di accento siciliano insomma, di eh. cercare di parlare un pochino in questo modo. Io mi sono basato sul mio orecchio, che sono fortunato, ho un buon orecchio, riesco ad assimilare e a mandare a memoria abbastanza in fretta il modo di parlare, gli accenti, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda, e ci sono state nel gioco, le parti, quelle in stretto siciliano, uh -huh. ho richiesto eh, espressamente alla produzione che mi ha accontentato, uh -huh. per questo io li ringrazio ancora oggi. La possibilità di avere un, un madrelingua siculo in sala al mio fianco. E dove l'avete preso al mercato del porto? Dove l'avete preso? Perché come si fa a dire io sono un madrelingua? Queste, queste, questa è una domanda che non deve che fare. Non devo che fare. Non che non, non Nel senso che non lo so, non ne ho, non <ride> ho idea. Che, che Era una ragazza, che parlava, una ragazza che parlava siciliano benissimo eh, e quando avevo le battute in siciliano stretto non essendo io ovviamente di quelle no. parti cominciavo, ascoltami allora la battuta è questa e lei cominciava e... ok, ancora e... ancora 3, 4, 5 volte incidi eh, la facevo la riascoltavamo come? diceva lei perché il direttore diceva no vabbè dico non sto chiedendo infatti so. c'è la madrelingua cioè no, <ride> esatto. perché, perché io ti risse cadere a così a così bisogna e... dirlo così se lo dici in altro modo non funziona eh, quindi giustamente Esattamente così. e andava così e per cui vicino. tutto quel pezzo di, per fortuna mia e loro non era un pezzo grandissimo no, di fai. gioco ma insomma fai. erano un bel po' di battute che bello avete visto e ragazzi si può fare, si così. può fare. quindi Come io imparo il milanese, voi dovete imparare a parlare come si fa in Sicilia. Mi sembra giusto, mi sembra giustissimo. Ma eh, ok. Un altro paio di domande per quanto riguarda invece il, il pubblico. Il, il rapporto con i fan, come lo vivi? Ti mandano spesso richieste di messaggi vocali? Eh, fammi questo tipo jukebox telematico. Eh, Com'è la tua situazione da questo punto di vista? La mia situazione è che. Uh, come dico spesso a taluni ragazzi, non a tutti se dovessi fare ogni volta un vocale con la voce del personaggio a tal dettaglio, è passare metà della mia del mio tempo libero quantomeno uh, a mandare vocali in giro, a stare dietro a queste cose io le guardo ogni tanto e infatti spesso ne accumulo faccio per dire delle amicizie su Facebook che ho scoperto richieste di amicizia un anno e mezzo dopo che ho, che ho accettato e alle quali ho allegato un messaggio di risposta dicendo: Guarda, ti prego, scusami, io non l'ho mai vista questa cosa qui. Per cui se mi mandi a cagare, hai ragione, però non è colpa mia. <ride> Anche uh, perché io non sono, non sono un mostro nello sfruttamento dei, dei social, non, non sono bravissimo. So, c c ho il mio profilo Facebook, ho eh, Instagram, ma sono abbastanza negato. Nel pubblicare, fare, taggare, per me è tutto arabo. Per cui okay. eh, quello che dico è, è questo: purtroppo io mi rendo conto che le richieste sono tante, ma siccome non posso farlo a tutti, come dicevo, non lo faccio a nessuno. Bravo. Mi sembra la cosa più, vabbè, sì, più ho corretta tutti, nei confronti di chiunque giusto tutto per tutto cui, io spero che non se ne abbiano male no, no, vabbè, diversamente ma ci... non, non, non so cosa fare ma la penso così insomma vabbè, ma ci sta è giusto sei un po' un e tecnoleso soprattutto, eh, sì. e soprattutto sono molto geloso della mia vita e della mia privacy per cui mm -hmm. come è successo due o tre volte in otto anni, sette anni da quando facebook non mi ricordo che una persona mi chiede l'amicizia e dopo tre minuti intorno a mezzanotte mi chiama Usando la chiamata di Messenger, credo eh, sì, sì. Io chiudo la telefonata e tolgo l'amicizia. Eh non esiste telefonare a una persona a mezzanotte. Ma a che casa, siete sono, pazzi? È ma tu gli devi rispondere come Vito Scaletta a questi qua. Ma che mi stai chiamando a quest'ora? Ma che sei pazzo? Che se fodde, cioè, non lo so. Io ne approfitterei per fargli paura. Mamma mia che ansia, che ansia pazzesca, vado, <ride> <ride> ah, ta, 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 ta. ah, mi ha chiamato a quest'ora, così ti parte un po', mamma mia, veramente ansia pazzesca, ma eh, invece cose, le cose che fai, poi le riascolti, ti riguardi qualcosa che hai fatto tu, oppure sei uno di quelli, ok, lavoro, basta, chiudo, non mi interessa, quindi segui serie o cose che hai fatto? No, no, okay. mi capita se, se faccio qualche cosa che va al cinema, qualcosa, insomma, di particolarmente importante, come per fortuna mi capita a volte, allora mh, vado a rivedermi perché comunque l'emozione del cinema è un'emozione eh, un unica. Cosa, certo. eh, va, vale anche per la televisione, intendiamoci, però no, non sto, non mi segno gli appuntamenti, le cose le messi in onda, no, non, non mi interessa. Eh. Se mi capita che ci passo sopra, soprattutto le cose, quelle un po' più vecchie, le guardo col sorriso, nel senso che poi per me ascoltarmi, riascoltarmi non è dire che bello, che bravo oppure che schifo, che brutto, è ricordare persone, posti e, e momenti condivisi con, con persone che magari, ahimè purtroppo, a taluni non ci sono più. Certo, quindi e, quindi, e quindi è comunque un'emozione un da questo punto di vista. una bella esperienza. Sei anche speaker di D Max e di Cartoon Network. Io su D Max ti, ti becco spesso. Quindi ti sentiamo a randomico, così c'è sempre lui. Fai, ci vediamo su, su D Max, sei sempre, sempre presentissimo. Questo, questo è bello, um, ok. Um, bla bla bla, su D Max sono, sì, sono in condivisione perché siamo in due, Sì. chi è l'altro? Scusami? Luca Chignone. Ah, Luca Chignone, ok. No, questo non me lo ricordo. Ti dovrei, devo capire un po'. È il. È, è stato il direttore della serie dei Cavalieri dello Zodiaco dove facevo Thanatos. Ah, dello Scanvas, sì. Ok, esatto. quindi diciamo, vi conoscete benissimo. Siete tutti una grande famiglia. Con Luca, ci, con Luca ci conosciamo da. Abbiamo fatto teatro insieme, turno insieme. Insomma, ci conosciamo da poco meno di vent'anni. Ammazza, sì. mamma mia. Ok. Allora, eh, ti faccio un, un ultimo paio di domande e poi ti lascio andare perché ti ho rapito, eh, c'è un qualcosa eh, che vorresti fare, davvero, c'è un sogno che ancora non hai raggiunto, per esempio qualcuno mi dice che vuole fare l'attore, quindi vorrebbe magari eh, finire con il doppiaggio e partire al cinema, andare fisicamente su un set, c'è chi invece è molto legato a questo mestiere e quindi già si sente arrivato, tu hai un punto che vuoi raggiungere davvero? Bella domanda, eh? ti, ho, ti, bella ho domanda. <ride> ti ho preso in castagna. Allora... Eh? <ride> no, è una, è una bella domanda. Poi sembra una risposta sempre veramente diplomatica o da bravo scolaretto. In realtà, io davvero non mi, sen non mi sento e non mi sentirò mai arrivato quando dico che non si finisce mai di imparare. Eh... Ti faccio, ti faccio un esempio, ma non voglio uscire dal seminato della tua domanda. Uh -huh. Mi ricordo tanti anni fa, una delle prime volte che scesi giù a Roma, ero in uno stabilimento, <coughs> stavo facendo un, un film per il quale mi avevano chiamato, dove facevo un personaggio veneziano. Oh. E in una, durante una pausa, in, questa, in, questa, in questo studio, in questa struttura, sentii una voce che io conoscevo, ma non riuscivo a, a ricondurla a un volto. E... e salì delle scale e arrivai in un'altra sala dove c'era la, 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 la voce di ehm, oh mamma mia ehm, Michele Gammino okay. e, e dissi porca miseria ma questo qui è, è Harrison Ford accidenti ma che meraviglia poi mi, mi fermai lì ascoltai un po' poi senti un'altra voce che non ricondusse a nessun altro attore che conoscevo ma la voce la conoscevo mi misi anche sull nella, sulla, sulla porta dell'altra sala ad ascoltare e tu senti toni, modi di recitare sempre diversi, colori sempre diversi. All'epoca ancora di più, ma certo. esattamente allo stesso modo anche oggi. Io ho questa curiosità, ho questo bisogno sempre di sentire cose diverse dalle mie, di, di refrescare il cervello perché sennò veramente c'è ti si fa la muffa dentro, perché sono sempre le stesse cose alla fine che riproponi. Se, se non ascolti cose nuove, diverse, non le, non le fai tu, eh. adesso non voglio fare il filosofo, ma è no, così no, fondamentalmente, sì, sì, insomma, sì. È, non, non, non puoi progredire mai, capisci? E quindi sì. io uh, trovo, lo trovo entusiasmante per questo motivo, questo lavoro. Poi, il, io al teatro non ho avuto modo purtroppo di farlo con mia mamma, perché non c'è mai stata l'occasione poi mia mamma purtroppo non c'è più ho avuto modo di farlo con mio padre è una delle emozioni più grandi che ho avuto nella mia vita eh, non ho potuto farlo per ovvi motivi con la mia nonna anche se sì. era un suo sogno quello di fare uno spettacolo a teatro io, lei e mio padre mm. eh, i sogni sono sempre tanti eh, un sogno era quello di riuscire a lavorare in un film di Lupin doppiare eh, un personaggio in film di, ce di Lupin ce l'hai fatta eh, grazie a Giorgio Bassani sono riuscito eh, insomma, eh, mh, beh, insomma finché non l'ho saputo l'idea di dare voce a Kenshiro era che figata cosa che... quando l'ho saputo <ride> eh, Senta, okay. sono io che faccio il Kenshiro Grazie. <ride> sì, sì. proprio io il mer eh? merito fu di Aldo Stella insomma, che ebbe il... la voglia insomma, e il coraggio di, di, di propormi e di distribuirmi e cinema, non lo so, non, io non metto limiti alla provvidenza. Avrei voluto probabilmente recitare di più. Con la, con, con, il, con, il, con la faccia, con il corpo, eh, al, soprattutto da giovane, ma poi ho respirato: ho, ho visto delle cose che mi hanno un po' fatto passare la voglia, ma perché io poi ho un carattere particolare. Mm. Per cui a un certo punto ho detto: mh, Concentriamoci no. su altro, che comunque mi piaceva allo stesso modo, insomma, certo. compiare, mi piaceva allo stesso modo. Amo recitare, quindi che sia col corpo, e io comunque anche in sala mi muovo talmente tanto, spesso e volentieri, che insomma è come recitare davanti a una telecamera. Sì. Basta che non ti ricalci mentre fai i sangi. guarda, per me puoi fare quello eh, che sì. ti fa, <ride> perché poi di parte... Ti parte un calcio malato. Ok, allora penso di averti praticamente spremuto come un limone maturo siciliano. Eh, ti ho chiesto praticamente <ride> tutto quello che mi sono messo qui, che ho scritto. Eh, quindi, comunque, doppiaggio, non lo molleresti il doppiaggio per fare, per fare cinema un domani, una cosa diversa. Quello è, ti piace tanto, e quindi ci sta, rimani, eh, stai mollere, di piatto. premesso che i grandi amori non si devono mai mollare, quindi, io Infatti. non mollerò mai il doppiaggio, ma finché poi viene, ti viene concesso di farlo, perché sai. Il giorno che non ti chiamano più non lo fai più, c'è poco da fare. Ma il problema il problema oggigiorno è quando per esempio mi è capitato in un po' di anni fa di vincere una, una parte in uno spettacolo in una, per una compagnia teatrale di Milano e di non poter fare quello spettacolo perché poi si sarebbe trattato di andare via quasi quattro mesi. Per eh, una cosa che tra l'altro io all'epoca non avevo legami, non avevo figli, non c'avevo manco il cane, per cui mm. potevo andare dove mi pareva. No, ma non, non te ne puoi andare, perché nel momento in cui hai personaggi, appuntamenti fissi col doppiaggio, diventa complicato. Eh, okay. Fare avanti e indietro dipende da dove sei, perché finché sei in provincia, ok. Se hai una regione limitrofa, ok. Se cominci ad andare al sud, o anche semplicemente... So, dalle mie parti, in Veneto, in Friuli venezia Giulia, in qualche paesello sperduto, che ne so, diventa <ride> complicato tornare a casa, fare dei lavori, andare via magari a metà pomeriggio, arrivare per la sera per lo spettacolo. Diventa è un delirio, casino. Cioè... sono cose poco conciliabili. Per cui se c'è la possibilità sarebbe fighissimo, ma l'importante secondo me è non smettere mai di, 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 di sognare e di, di porsi la possibilità di un domani avere... Modo di fare una cosa, ma senza ossessione, ecco, non ho alcuna ossessione. Ah, quindi è sei un uomo libero. Cosa, da quel sei punto un... di vista, sì. Se l'ossessione lo, è intesa come una forma di schiavitù, senz'altro sì. Ok, senz sì. Dobby adesso è un elfo libero. Bravo, ti hanno dato il calzino e sei, ce, la, ce la fai. Eh, allora, ehm, ok. Volevo chiederti un'ultima cosa: si può dire a cosa stai lavorando per ora? Cosa che stai doppiando, te lo chiedo perché magari non puoi, allora, no. Ma guarda, a parte che io ho i titoli, se non sono diciamo cose particolarmente importanti che ti rimangono impressi, ho fatto recentemente un paio di film che credo siano fin TV, anzi, sicuramente sono fin TV. E, e ho un personaggio, eh, ho, 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 ho preso parte a, un, a una lavorazione per Sky. Con un personaggio, insomma, un volto conosciuto della musica internazionale, non, non dico ah. altro. E, e poi sto curando una produzione di un in, in Anzi, io sono in, in, in appoggio al direttore principale che firma questa serie, che è un seriale che partirà, credo, di qui a qualche mese, insomma. Ah, quindi che è una, nuova, è una nuova produzione, è una un nuova seriale opinione. nuovo. Ma per Netflix o per altre non so non si dice Guarda, oggi veramente oggi, oggi come oggi qualunque cosa dici sbagli Madonna, no, quindi infatti, non te ne verrà male no Forse no no non che... ti voglio fare danni assolutamente se fosse una cosa che è già andata in onda sono già iniziati i primi episodi e te lo direi senza problemi ma preferisco yeah. magari poi lo vendono fare... e... e passa da qualche altra parte no figurati non ci, ci va bene eh, Lorenzo io ti ringrazio sei stato fantastico abbiamo provato un po' Di te. Ti faccio l'ultima domanda, tu quando spegni il microfono, quando sei a casa, che fai? Cioè quali sono <ride> i tuoi hobby? Perché l'altro giorno mi dicevi che bello, fatti due, due vasche pure per me a nuoto, quindi anche tu sport, che fai? Chi è? Chi è Lorenzo dietro il microfono? Io il nuoto, nuoto ho ricominciato a farlo anche perché comunque negli ultimi anni la schiena mi dà più di qualche mm. problema, perché <ride> per, i, per, i, per i vizi e i vezzi che ho avuto in gioventù insomma, <ride> per cui me ne sono approfittato e adesso presento il conto. Ma a casa io ho famiglia, per cui in primis faccio il papà, eh, poi in realtà il papà per modo di dire, perché ormai mio figlio ha 11 anni, ha i suoi amici, suo eh, le sue passioni, le sue cose, posso fare il professore a volte mm. e in punta di piedi, nel senso che faccio quello che interroga e, e aiuta a studiare mm. quando non c'è la sufficiente voglia. Eh, come dicevo qualche tempo fa... Per via di questa, questa cosa che c'è stata, insomma, uh -huh. di questo problema che abbiamo avuto, stando tanto a casa, mi sono riavvicinato ai fornelli. Ah, e quindi Sangi e per davvero a, <ride> mi piacecchio a dilettarmi. Insomma, un, trovo, trovo estremamente divertente. Guardo con maggiore interesse i programmi anche di cucina, ah capito. Lorenzo Scattorina, Masterchef, molto presto, no, beh, in non esageriamo, <ride> no, no, sono cose che faccio per qualche amico che si presta, e eh. per la famiglia. Vabbè, ma uno schiaffo da cannavacciolo non te lo devi fare dare. Cioè, ma che fai? te <ride> ne <è> privi? <ride> E eh no, che non te ne privi. Allora, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato sinora. Eh, un abbraccio virtuale al grandissimo Lorenzo Scattorin. I ragazzi in chat Grazie. ti salutano. Mr. Widers dice: Con la fortuna che ho con Ciao il touchscreen, evito di aggiungerti su Facebook, che poi ti chiamo per sbaglio. Quindi, vedi già che hai fatto, <ride> hai fatto già paura psicologica no. a tutti cioè... no no fallo, fallo, pure, fallo pure se poi scrivi no non volevo va bene uguale <ride> okay. quindi scrivigli caro Samuele non ti preoccupare e tanto tra un anno ti risponde tac <ride> Sono bastardo, sì. Ma è vero, eh... no, ma è come mi sono sentito io. È verissimo. Vabbè, non io Dico, come faccio a dare l'amicizia a una persona dopo un anno e eh... mezzo? Io faccio così, io scrivo, cioè... E mi scuso. Okay, e, e mi scuso. Mi scuso perché, sì, perché mi sembra... Ma infatti, me ne è capitata una decina, è una decina di volte di fare... Figuracci di questo, no, poi figuracci, sai? Vabbè, certo, ma segui i social non è che salta fuori all'improvviso, per cui. No, T'ho detto, sono una schiappa. <ride> I social sono una schiappa. È, è tecnoleso, ragazzi. È tecnolo... Si usa questa parola adesso: tecnoleso, cioè proprio non riesci con la tecnologia, ti, ti ingrippi. Alla dice che sei scusato in anticipo, vedi qua ti vogliono bene. Allora, eh, grazie mille, veramente a Lorenzo Scattorin. Ti sentiremo presto. Nuove produzioni ce le hai. Stai lavorando tantissimo. Ma che vada accendete di Max così vi arriva sempre a boffa insieme al suo compagno, e soprattutto, magari chi lo sa, eh, lo risentirete nei prossimi videogiochi perché dovrebbe esserci il remake di Mafia 1 Mafia 2. Io non lo so, tu non me lo dire perché non so se lo puoi dire. Ma potresti ritornare a essere Vito Scaletta se lo ridoppiano. Sicuramente non lo ridoppieranno, però chi lo sa. In ogni caso, lo risentiremo. Giusto? No, no, so Lascia con io. mistero, non so niente. Io, niente, sa c'è niente, Diego. End Niente sa. Io mi faccio i cazzo miei. <ride> Va bene, nuovamente saluto tutta la chat e tutti i ragazzi che ci ascolteranno eh, attraverso il podcast, quindi su Spotify, Spreaker, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Un abbraccio ancora a Lorenzo Scattorini, hai il tuo, il, i tuoi secondi per salutare tutti. Prego Lorenzo. Beh, ovviamente, intanto grazie mille a te, è stato molto piacevole, molto divertente e tutto. Grazie. E ovviamente un abbraccio grande a chi ci ha ascoltato in diretta e ovviamente anche a chi ci ascolterà con il tuo... Famosissimo podcast. podcast eh. Mamma mia. Se, se potessi salutare tre parole. Con, con l'intonazione, questa te la posso chiedere dopo un'ora di Joel. Mi faresti una gioia personale proprio incredibile. Cioè, tipo, ciao, ragazzi, buonanotte. Già io volo, se lo puoi fare e chiudo così e, e, poi, e poi spengo il podcast dopo perché non ho bisogno di nient'altro. Prego Joel se vuoi, ciao ragazzi, buonanotte basta raga veramente io vi saluto, io vi saluto così manda la sigla ciao Just ciao sto podcast vi voglio tutti. bene ciao Un ciao ciao non so le tue cuffie, schiaccia play. Che t'annoieresti, non ci scommetterei, inizia il podcast. Tu ascolta e relax, controllo qualità come fossimo dei nasie, yeah. così si parla del tutto e di più, data gratis. Non è mica per tv, se ne è tv, cinema, videogame, stampa e Ogni puntata ha sempre nuovi papi di con Matteo, chiamalo Mr. Nice Guy. Se ci ascolti, non te ne petti live. sintonizzati anche se sei in viaggio. Perché da noi si parla anche di doppiaggio. Come corner, se poi c'è Marte. Ci trovi in tutti i social, spacchiamo che il web E non manca la rubrica più famosa Insieme a Ray Gibb Radio Velosa Questa è just talk, questo candide stock, questa è just talk, questo è just talk, questa è just talk, questo candeleg, questa è just talk, queste è just talk, questa è just talk, questo per me just talk, questo grande è just talk, questa just talk, questo just talk